Davide Ballerini conquista la 71esima edizione del trofeo Matteotti di Pescara. L'atleta dell'Androni Sidermec si è imposto allo sprint al traguardo di Piazza Duca degli Abruzzi sull'azzurro Giovanni Visconti e su Marco Tizza della Nippo Vini Fantini Europa Vini. Una giornata caratterizzata da una media altissima di gara nei primi due giri che ha portato alla fuga repentina di 36 corridori, poi diventati 38, coi restanti che così hanno ben presto mollato, data l'impossibilità di ricucire il gap già notevole. Nel drappello di fuggitivi sono risultati inutili gli altri tentativi di attaccare e sgretolare la testa della corsa. Così l'epilogo dei 195 km sta tutto nella volata conquistata da Ballerini, che completa una splendida doppietta visto che 24 ore prima si era aggiudicato anche il Memorial Pantani a Cesenatico. Siamo riusciti a vincere sia ieri che oggi grazie a una fantastica squadra, direi più che squadra una grandissima famiglia. In ammiraglia con te c'era ovviamente Alessandro Spesialetti, che queste strade le conosce molto molto bene, ed è chiaro che è una vittoria che vale doppio sulle strade d'Abruzzo. Certo, Spezia è da metà anno che mi dice che ci tiene a far bene a questa gara, e di sicuro vincere una gara in casa del nostro direttore sportivo non è stata la cosa più facile, ma ce l'abbiamo fatta. Alessandro, per te abruzzese che hai corso tanti anni, è una soddisfazione non doppia, tripla? Guarda, sono veramente contento, ci tenevo, l'avevo già dichiarato da un paio d'anni che dichiaravo volevo vincere il Matteotti. Non avendo avuto la possibilità di vincerlo da corridore, un anno sono arrivato secondo dietro Pozzato, quest'anno in parte lo sentivo. Ringrazio tutti, dalla famiglia Ulisse, alla famiglia Camps, Panaccio, tutti quanti, guarda, i miei sponsor, Androni, Savio. Non ci sono parole, i miei ragazzi dal primo all'ultimo mi hanno dato una grandissima soddisfazione. Soddisfatto anche il neopatron dell'organizzazione del Matteotti, Daniele Sebastiani, che lo scorso anno aveva raccolto il testimone da Renato Ricci, rimasto comunque vicinissimo alla competizione. Cercheremo di fare sempre meglio, perché l'Abruzzo è rappresentato da questa corsa, che è un internazionale per eccellenza, e deve continuare a crescere, deve riportare sulle strade di Pescara e di Montesilvano atleti importanti come ce ne sono stati oggi, ma ancora di più.